che cresce in me e l'incoscienza svanisce. Uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto mai per te una canzone che un'emozione da poco mi faccia stare male. Come primo impatto, come dire, il lavoro fisico sul personaggio, perché Gabriele voleva che fosse molto grosso questo personaggio, quindi mi ha fatto ingrassare una ventina di chili, adesso l'ho. Insomma, sono la mia forma fisica perfetta, però pesavo un centinaio di chili nelle riprese. Messo poi in un contesto fantastico come quello di un, appunto, del mondo dei supereroi, che in Italia è, fino adesso sembrava impensabile affrontarlo. Quello doveva essere il mio destino. Invece no. Devo dire una cosa, che l'autore della fotografia, come poi dopo... È un pescarese. È un pescarese, si chiama Michele D'Attanasio. Michele è stato determinante per la realizzazione di questo film, perché la fotografia è strepitosa. Lo sapevo io, te sei Rossi Shiva, ti puoi trasformare in un gig. Chi? Ci vorrebbe uno così, magari avesse un batteria, ma tu immagini. Ma te sei il supereroe, ma mica quella rubata. C'è un sacco di gente da salvare. La verità io con sta gente. È per questo che c'hai poteri. Ma che è colpa mia se sto Superman si è messo in mezzo? Enzo non dice potresti uscire per favore, Enzo dice vattene, te devi andare. Un personaggio che non crede in se stesso, si sente una nullità, è chiuso dentro casa a nutrirsi di budini, di vaniglia, film porno e sigarette. È chiuso e si è costruito una corazza nel tempo per sopravvivere in un ambiente duro, quale può essere quello di una periferia estrema, facendo la voce grossa, facendo il duro, che però in un secondo gli si legge negli occhi una fragilità e una bontà che appunto non gli hanno permesso poi di diventare un vero criminale, perché non potrebbe mai uccidere nessuno. Oh, ma te non ti frega proprio un cazzo di niente. Non sono amico di nessuno. Basta cazzo. Ma basta! Nel 2009 ha partorito quest'idea di vabbè, comunque siamo in Italia, raccontiamo la storia di un supereroe, però l'italiano. Famo che c'hai i superpoteri davvero. Perché lo devi sperimentare, lo devi assimilare, no? Quel tipo di, anche di forma mentis del personaggio. Poi chiaramente siamo andati a Tor Bella Monaca, abbiamo conosciuto delle persone, questo ragazzo ci ha raccontato la sua storia personale, che è una cosa... Era perfetta per questo personaggio. E invece il bagno nel Tevere l'hai fatto per davvero o era qualche altra cosa? Sì, ormai ci vado tutti i giorni, sono abituato. Quando fa caldo dicevo, ti vedi un attimo, scendo un secondo, faccio un bagnetto, ormai ho l'autorizzazione del comune di Roma. A un certo punto noi sentiamo strac. Dico, ma che è, oh? E lui continua a fare la scena, perché quando dai azione, Santa Maria è talmente bravo che gli puoi pure sparare, la fa fino alla fine. Cioè non sono preso il cazzato di tutto. Era il naso di Santa Maria, il giorno dopo aveva... Naso bello, ho preso 4 nocche qua. Oddio, che tu hai fatto male? Hai sbagliato. Adesso continua. Non lo so che mi è successo, però mi sento bene. La musica di un ragno, un pipistrello, sei cascato da un altro pianeta. E te me frega, pure parecchio. Purtroppo ci hanno abbassato la canzone finale. Durante le riprese, alle 2 di notte, mi arrivò un messaggio su WhatsApp, un messaggio audio, Claudio Santamaria. Dico, oddio, ma che cacchio, alle 2 di notte questo, domani ti devo svegliare, io non la faccio più, sto morendo.
molestano i vicini.